Dobbiamo intervenire militarmente? Io credo che in questo momento ciò che stride in maniera clamorosa è l'imbarazzo e il silenzio e dell'Europa e del governo italiano. Il cooperante, a cui va la mia solidarietà, alla famiglia, che viene ucciso con la rivendicazione da parte dell'ISIS, viene ucciso perché è crociato, perché è occidentale, perché è cristiano. Quindi vuol dire che la guerra è una guerra assolutamente globale e ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Il silenzio del Presidente del Consiglio rispetto ad un fenomeno mondiale, ma che porta conseguenze attraverso il fenomeno dell'immigrazione e dei profughi anche sul nostro paese, è imbarazzante, tanto quanto è imbarazzante il silenzio dell'Europa attraverso la ministra Mogherini. Mogherini, due entità responsabile della politica estera dell'Unione Europea, sparite dalla scena internazionale in un momento tanto delicato quanto complicato.